un argomento che sono gli impianti zigomatici, quella tipologia di impianti dentali che vengono fatti su pazienti particolari che non hanno più altre possibilità per mettere impianti dentali e quindi denti fissi nella propria bocca, ma esiste una possibilità unica rimasta che sono appunto gli impianti zigomatici, quel tipo di impianti che vengono messi nell'osso subito vicino a quello dell'arcata dentale. Quando noi, vi spiego, quando noi perdiamo tutto l'osso che fa parte dell'arco dentale, quindi si chiama l'osso alveolare, questo in gergo, allora l'unico modo che abbiamo noi per mettere i denti è quello di andarci a ancorare a un osso subito vicino all'arcata e stiamo parlando del processo appunto zigomatico. Quello che ho in mano adesso è un modellino che noi andiamo a sviluppare quando dobbiamo pianificare una chirurgia di questo tipo. Vi faccio vedere qua un altro modellino, per esempio, questo qua è un file che vedete a monitor STL. È un file 3D che viene ricavato dalla TAC 3D del paziente. Come vedete qua all'interno, ho messo per esempio qua in trasparenza il modellino, vedete che c'è questa area qui che sarebbe la cavità del seno mascellare, ovvero quest'area vuota che abbiamo al di sotto dello zigomo. Questa è la cavità che viene ricostruita nella procedura di grande rialzo del seno mascellare. Si fa un forellino, per esempio qua, ve l'ho indicato sulla parete della mascella superiore, e da questo forellino si mette con una siringa una polverina di osso. Questa polverina di osso viene completamente mineralizzata dopo un tot di mesi e a quel punto è possibile mettere in questa zona gli impianti convenzionali. Là dove prima c'era un vuoto, una cavità che vedete qua a monitor, vedete questa è la TAC, qua davanti abbiamo il naso, questo è il naso, queste sono le cavità del naso. All'interno di queste cavità viene messa questa polverina. Ecco, se guardo per esempio da dietro, queste sono le cavità dove passa l'aria quando respiriamo e qua di fianco ci sono i seni mascellari. All'interno dei seni mascellari c'è una membrana che quando si infiamma ci viene la cosiddetta sinusite. I seni mascellari hanno un foro, come vedete, che è qua, questo qua, è un foro che fa comunicare queste cavità con le cavità del naso. Quando questo foro si occlude, per esempio, quando il paziente ha fatto il rialzo del seno mascellare e qua c'è tessuto infiammatorio che può anche chiudere col muco questo foro, è facile che ci sia ristagno qua di batteri che provengono dalla narice che fanno infiammare il seno mascellare e viene la cosiddetta sinusite. Questo tipo di problematica ce lo possono avere per esempio alcuni pazienti che hanno fatto il grande rialzo di seno mascellare, dopo 2 settimane ci chiamano e dicono che la mattina si svegliano gonfi e sono preoccupati, fondamentalmente perché in questa area dove abbiamo fatto l'innesto del seno mascellare c'è un vuoto, c'è un'apertura, qui c'è l'apertura del seno mascellare dove abbiamo inserito la polverina di osso. Allora quindi qua se si infiamma e c'è edema, l'unica zona dove può, diciamo, sfogare l'edema è appunto la zona qua di apertura e il paziente si ritrova gonfio, poi come si tira su di giorno a modo di defluire il muco e allora si svuota e si sgonfia. Quindi se ci sono pazienti che hanno fatto per esempio grande rialzo di seno mascellare e hanno questa sintomatologia, sappiate che è normale. Poi quando tutto il seno mascellare si andrà a svuotare, rimarrà l'innesto osseo bello calcifico, dopo 4, 5, 6 mesi questo non si verifica più. Quando è che si fa il grande rialzo di seno mascellare e quando invece si fanno gli impianti zigomatici? Dipende da che cosa. Tenete conto che sotto abbiamo un'arcata, ovvero il paziente non ha solo il mascellare superiore ma anche la mandibola.
Quando perde i denti, il paziente qua in mezzo perde anche le radici e perde anche l'osso. Quando la distanza è elevata tra mandibola e arcata della mascella superiore e soprattutto quando non abbiamo più osso per mettere impianti dentali quassù e soprattutto anche davanti, allora in questi casi si usa fare l'intervento di impianti zigomatici. L'alternativa, se invece un minimo di osso c'è qua davanti, ma manca dietro e dietro è molto ritirato verso l'alto, si fa Hollon 4 oppure Hollon 6, la tecnica dove si mettono 4 impianti qua davanti, 2 laterali a evitare i vuoti. Se invece abbiamo che la arcata superiore ha comunque un riassorbimento dell'osso, ma l'impianto dentale che possiamo mettere dietro è abbastanza basso e quindi non abbiamo dei denti che sono molto lunghi, allora in questo caso conviene fare l'innesto del sonomascellare. Fate attenzione, ora vi dico una cosa, noi facciamo molto terrorismo quando facciamo i preventivi, perché molte cliniche, non tutte le cliniche, sono abilitate a fare impianti zigomatici. Oltre a essere un tipo di chirurgia che viene fatta quando il paziente non ha più chance, ovvero che sono stati persi anche impianti dentali messi male da altri dentisti, allora in questo caso si va fatto l'intervento di chirurgia zigomatica. Non tutti i policlinici fanno questo tipo di intervento. In Italia, per esempio, questo tipo di intervento che viene fatto passare come un intervento che può essere fatto solo in anestesia generale, viene fatto negli ospedali. Quindi questo significa che per andare in ospedale bisogna fare lista d'attesa, non è detto neanche che ve lo fanno questo intervento, e se ve lo fanno comunque non vi fanno la protesi. La protesi la dovete fare privatamente, e il tipo di chirurgia zigomatica che viene fatta non è detto che viene fatta appunto con i migliori materiali. Oltre questo, il tipo di chirurgia zigomatica è un tipo di chirurgia che prevede la pianificazione virtuale come quella che vi sto facendo vedere qua. Ok, veramente in poche strutture a livello mondiale fanno questo. Dubito che nel vostro paese venga fatto questo a livello ospedaliero. Semplicemente si apre, si fa un intervento di maxillofacciale, si fa lì dove si vede, si piazza l'impianto. Perché? Perché noi facciamo un tipo di chirurgia che ha come base di partenza quella che è la protesi che noi dobbiamo realizzare. Alla protesi il chirurgo maxillofacciale non gli frega granché, è un chirurgo maxillofacciale, deve lavorare invece in equipe con grandi protesisti per andare a pianificare l'intervento chirurgico. Per questo io non credo, per esempio, agli impianti zigomatici che vengono fatti senza la pianificazione protesica, perché hanno un alto rischio di fallire poi le protesi che vengono fatte sopra queste arcate. Altra cosa, questo è un tipo di chirurgia che si tratta di maxillofacciale, non è una chirurgia odontoiatrica normale, ma è una chirurgia speciale dedicata a chirurghi maxillofacciali. Infatti si tratta di una chirurgia che prevede l'inserimento di impianti a livello degli zigomi, e questo tipo di impianti rientrano in quello che è il distretto della mascella, quindi della parte della faccia inferiore. Gli impianti non si fanno più in questa zona, ma si fanno praticamente qua in questa zona. Quello che vedete qua è un attacco 3D, vi dicevo prima, di un nostro paziente. Ora stiamo preparando quelli che sono i corsi che avremo qua a fine mese, ci sono colleghi chirurghi che vengono dall'Italia, abbiamo chirurghi anche che vengono dall'Europa, abbiamo da mandare live quello che è il corso nei nostri gruppi, per esempio Facebook, dove siamo in contatto con tutti i chirurghi maxillofacciali a livello mondiale, vedete qua 2307, che eseguono questo tipo di chirurgia. 2307 chirurghi a livello mondiale sono una quantità veramente esigua, ok? È un tipo di chirurgia questa secondaria, terziaria, che si fa quando gli altri hanno fallito. Viene pianificata questa chirurgia prima di tutto col computer, vengono eseguite quelle che sono le chirurgie guidate dalla protesi dove deve andare a essere piazzata.
Questa, per esempio, è una libreria dei modelli 3D che stiamo andando a stampare ora per il corso, per i colleghi che vengono dall'Europa, che faremo a fine mese. Poi ne abbiamo un altro, sempre su zigomatici, con delle case implantari, zigomatiche tra l'altro italiane. Avremo la IDC Implants qua in Moldavia, che vogliono tra l'altro aprire qua con noi, e poi abbiamo anche aprire qua con noi una serie di corsi da fare per i colleghi e far vedere la loro sistematica, che sono degli impianti zigomatici un po' più sottili del normale. E poi avremo anche altre case di implantari che vengono qua i primi di marzo. Dal 3 al 4 marzo abbiamo un altro corso intensivo, sempre su pazienti zigomatici. Questi sono i pazienti, come vi ho anticipato in passato, che stanno entrando a far parte del libro Riabilitazioni estreme della bocca, che è un libro non per i pazienti, ma per i chirurghi maxillofacciali. Questo libro è un libro che fa vedere quelle che sono le tecniche avanzate di ricostruzione della bocca, di ricostruzione della parte inferiore della mascella superiore, con impianti subperiostei, ricostruzioni dell'osso, impianti zigomatici. Impianti subperiostei sono quell'altro tipo di impianti che vi faremo vedere nella seconda metà del 2019, dopo il mio viaggio in Belgio, dove faremo vedere come col computer è possibile fare delle placche che si poggiano, si avvitano a livello della mascella, quando proprio neanche più gli impianti zigomatici si possono fare. Queste librerie che noi stiamo collezionando dei nostri pazienti, quindi librerie di mascelle superiori reali, rientrano poi dentro a una DVD che viene allegato con il libro per, vedete qua quanto osso ha perso, per esempio nella parte anteriore. Vi dicevo che vengono allegate poi col libro Riabilitazione. Riabilitazioni estreme della bocca. Questo, per esempio, è il modellino 3D stampato in reale. Questo che vedete a monitor è il modellino 3D virtuale. Dall'attack 3D si passa al modellino virtuale, dal modellino virtuale si passa poi al modellino reale. Sul modellino reale noi andiamo già a eseguire la chirurgia prima ancora di farla sulla bocca del paziente. Questo ci permette, una volta che apriamo, che facciamo la chirurgia, di avere di fianco già esattamente i diametri, le viti esattamente identiche della lunghezza, diametro e con la posizione esatta in cui vanno inserite. Questo ci permette di andare a pianificare l'intervento, di essere più rapidi nell'esecuzione e delle volte anche in anestesia generale di avere pure un controllo migliore di quello che è il campo operatorio. Io sono il dottor Palmas, vi faccio un saluto qua dalla Moldavia, l'unico centro in Moldavia abilitato a fare questo tipo di interventi, tra l'altro in anestesia con la possibilità anche dell'anestesia generale. Vi ricordo che per fare impianti zigomatici e per fare diagnosi di impianti zigomatici è necessario riferirsi a una equipe che fa anche impianti zigomatici, perché se voi fate per esempio la visita da un policlinico che non fa anche impianti zigomatici, non sanno neanche diagnosticarvelo, o meglio, non è che non sanno diagnosticarvelo, non ve lo propongono perché non lo fanno, vi dicono semplicemente non si può fare nulla. Alzi la mano qua nel gruppo, chi vede sto video scrivete qua sotto se a voi avevano detto che non si può fare nulla. Non è vero, è una bugia, semplicemente si può fare ed è qualcosa solitamente che chi vi dice così non lo sa fare o non è abilitato a farlo. Quindi fate attenzione che chi deve ricostruire completamente la bocca e quindi deve fare una riabilitazione estrema della bocca, è giusto che si affidi anche per la diagnosi, per la visita a policlinici che sono abilitati a fare le ricostruttive terziarie, secondarie del massiccio facciale. Vi faccio un saluto qua da Chisinau e a presto.